E prima di dare la linea alla nostra super inviata, Suor Maria Vittoria, che ci accompagna nel mondo delle consacrate di San Giovanni Rotondo, è il caso di andare a recuperare qualche altro vostro scatto. Stamattina ne stanno arrivando veramente tanti, tutti molto belli. Io ne approfitto per ringraziare Fiorella da Moncingoli, in provincia di Massa Carrara, che ci invia uno scatto floreale con un'ape che evidentemente si sta nutrendo del nettare di quest'agrifoglio. Grazie, uno scatto molto molto bello, tra l'altro uno simile lo vedremo tra poco, ma adesso è la volta di Roberto, che ci invia l'augurio di un felice weekend con questo scatto sulla Chiesa Russa Ortodossa di Sanremo. Vediamo anche il cielo azzurro su Sanremo e questa facciata davvero molto bella e suggestiva. E poi un buon sabato ancora con il cielo blu e l'aria frizzante, nonché il campanile della chiesa di Santa Marta dal lago di Como. Grazie Emilia, ci togli il fiato con questo scatto. È davvero molto bello, starei a guardarlo per delle ore. E poi un altro scatto floreale, come vi anticipavo, ce lo manda Giuseppina da Burgio. La cosa particolare è che anche questa volta c'è un'ape operaia che sta facendo il suo dovere. Poi un buongiorno da Mina, che ci scrive da Francavilla Fontana e ci dice che è stata a San Giovanni Rotondo non molto tempo fa e appunto richiama Padre Pio con questo scatto su questa scultura, credo lignea, che lo raffigura in preghiera. E poi abbiamo un altro bellissimo regalo che ci fa Elena dalla Sardegna con una videocartolina. Pregherei la regia di farci sentire anche il sonoro, se è possibile, perché Elena stamattina ci regala questa emozione in movimento e con tanto di audio. Eccolo lì, grazie Elena, con le onde del mare che si infrangono sulla riva, su questo scorcio davvero meraviglioso. Bene, adesso è giunto il momento di dare la linea a Suor Maria Vittoria, noi ci ritroviamo subito dopo. Buongiorno amici. Ecco, oggi qui con noi Suor Immacolata di Pasqua, delle suore adoratrici del sangue di Cristo. Ecco qua. Suor Immacolata, chi è stata la vostra fondatrice? Chi ha fondato il vostro istituto? Bene, Santa Maria de Matias, perché lei è partita da Valle Corsa. Uh-huh. A Valle Corsa si è fermata ad Acuto, formando, perché in quei giorni là lei pensava l'amore grande per il crocifisso e quindi voleva essere proprio lei ad amare Cristo, aiutandolo a preparare i giovani a questa missione così grande, ma nello stesso tempo lei ha iniziato con niente. Lei non era insegnante, non era niente, era semplice ragazza che ha presentato Cristo attraverso i giovani per educarli, per aiutarli a vivere nella gioia e anche come educazione. Questo è molto importante. E lei ha iniziato, quindi possiamo chiamarla, almeno l'ho chiamata una volta anch'io, la rivoluzionaria dei giovani, nel senso di difendere le donne, maggiormente le donne. Quindi ai tempi che sono passati, noi stiamo nel 2024, abbiamo fatto 190 anni dell'istituzione. Mm-hmm. Sì. E quindi è stata la prima che, tra l'altro, poi è stata chiamata la donna in tutta la regione del Lazio, è stata chiamata da vari vescovi. Però inizialmente dobbiamo dire, inciso, che Santa Maria andava apparentemente contro i preti, così la chiamavano, perché lei andava predicando nelle parrocchie. Dice: ma come, una donna viene a noi che siamo? E invece no, lei era per
annunciare Cristo crocifisso. Era un apostolo. E questa è un apostolo chiamata proprio da questo grande amore che aveva per Gesù Cristo, il crocifisso. Che bello. E voi nel vostro carisma avete delle ragazze, delle case famiglie? Abbiamo avuto sempre, abbiamo aperto vari istituti, abbiamo aperto varie case di scuole, per le scuole elementari, poi abbiamo aperto anche le scuole medie, scuole superiori e scuole liceo linguistico, che tra l'altro voglio andare, non voglio essere l'ultima, e ne voglio, è stato aperto in Puglia l'unico istituto liceo linguistico ed era Preziosissimo Sangue di Bari. Di Bari, ecco, quindi anche per quanto riguarda educazione dei giovani. Educazione sempre, sì. Dei giovani, abbiamo avuto il collegio, abbiamo avuto orfanotrofi, abbiamo avuto diverse attività nell'istituto proprio per questa educazione che lei ci teneva tanto. Sor Immacolata, ma come mai che siete qui a San Giovanni Rotondo, qui nella Chiesa Madre? Come siete arrivati qua? Allora, qui siamo stati chiamati tramite il consiglio presbiterale dai padri, dal vescovo prima di tutto, però con l'aiuto di Padre Pio. E quando Padre Pio ha saputo che c'erano le suore adoratrici del sangue di Cristo, lui ha detto no, questo è l'istituto che dovete chiamare. E quindi siamo stati il primo istituto a venire a San Giovanni Rotondo. E siamo state nella casa che attualmente io non me la ricordo. Come si chiama? Non lo so. Come la chiamavano. Perché poi si può dire che anche il primo ospedale. Qui ospedaletto, quello che stava con voi. Ospedaletto, esatto. Sì, sì. Noi facevamo laboratorio, c'era la mensa dei bambini, c'era, come dire, le suore che davano, che facevano punture, che aiutavano un po' tutta diciamo, e chiamavano i San Giovannari, lo chiamavano le monache dell'ospedaletto. Che bello, perché vedi, anche questo è un bel aspetto che abbiamo sentito anche dalle altre consorelle che abbiamo intervistato questi tempi, che Padre Pio aveva voluto tanti istituti qua, diversi istituti, chi per l'albergo, chi per assistere malati, e questo è bello perché Padre Pio ci pensava a tutto, no? A pensava, tutto il esatto. Popolo, in tutte per le questo le sue inizialmente forme. Ha avuto questo aspetto che chiamavano le monache dell'istituto, cioè che eravamo noi, e poi le suore di Clarisse che stavano forse sopra, che io non conosco ancora. Adesso abbiamo anche intervistato loro sono capito. Nuove adesso. Sì, quindi sono tutte nuove. Sì, sì. È bello, Sor Immacolata. Ma per esempio oggi che ci guarda qualche ragazza giovane che vorrebbe sapere qualcosa di più delle suore adoratrici del Preziosissimo Sangue, dove potrebbe rivolgersi? A chi potrebbe andare? O dalla Generale, alla Generale a sì, Roma, in via Roma. Narni, via Narni, e oppure alla Madre Regionale in via San Giovanni, Laterano. E dove? 73. Questo? Sempre Roma? Sempre Roma, sempre sì. A Roma, sì, sì, sì. Quindi avete anche un sito? Sì, sì, c'è un sito delle suore della Regionale e della Generale. Quindi potrebbe sapere qualche cosa? Che la Generale a sua volta è stata chiamata dal Papa, almeno sì. Per questo sinodo che si sta svolgendo, sì. E lei che conduce alcune relazioni che va visitando. E invece sono passati 190 anni dalla vostra fondazione, quindi immagino anche l'istituto ha vissuto diverse mutazioni, no? Diverse trasformazioni, tanto. Perché lo spirito è sempre avanti. In movimento, ecco così. E nella Chiesa, nel mondo, cosa adesso fate concretamente? Perché sappiamo le scuole magari sono adesso ci sono difficili ancora alcune scuole, ci sono alcune qui, scuole ancora, ma in Italia, sì, però noi siamo in 5 continenti. Oh, 5 continenti, ecco. Che bello. E cosa fate lì? Diciamo? Dipende tutto ciò, per esempio in Polonia teniamo un'altra provincia, siamo in Guinea, siamo
India, dappertutto, Argentina, ecco, sì, sì. Argentina, sì. Sì. Quindi lì dove, lì dove luogo, cioè quello che propone necessità, quindi noi andiamo, sì, sì, esatto, sì. Sì, sì. E quindi fate il vostro bene nella chiesa. Diamo il nostro apporto, poi sì, dipende, mm-hmm, dipende dal, dalle circostanze, non è che sempre... Certamente, perché come dipende dal secolo in cui ci in troviamo. In cui ci troviamo, no? Che è quindi molto difficile. Sì, esatto. Bisogno delle scuole, dell'educazione e quindi si... E siamo state le prime ad aprire le scuole, questo è sì, l'altro punto questo fondamentale. Proprio le prime. Le prime perché a Roma venivano chiamate da tutte le parti e infatti ne avevamo 4-5 comunità a Roma, Roma. Mamma mia. Poi in giro, intorno, sempre intorno al Lazio, altre comunità e tuttora ci sono ancora. Ad Acuto è la casa madre dove attualmente è rimasta come diciamo come simbolo o come comunità originale proprio. Mm-hmm. E quindi lì ci sono 3 o 4 comunità, ci sono 2 comunità dove era il noviziato ed è una comunità. E poi la casa madre proprio dove ha fondata Maria De Mattias. Sì, sì. Questo per ricordare la storia, diciamo. Ricordare un po' la storia. E quindi è rimasto come fondamento della comunità religiosa, delle adoratrici. Sì. Se vogliamo le altre notizie dobbiamo andare sempre alla fonte. Alla fonte, infatti, questo è importante. Però è bello anche pensare di questi uomini e donne che hanno avuto da Dio questo carisma particolare di mettere su qualcosa di bello, di buono per l'umanità intera, no? Perché poi questo è come un fermento che cresce nel corso degli anni e oggi sono passati 190 anni da quando è cominciato fino a oggi, quanto bene avete fatto, quanto il Signore ha potuto fare attraverso le vostre quello mani, che ha le scritto, bocche, penso sì, che quello che ha scritto, chi l'ha cioè chi ha compiuto un'azione buona per il crocifisso, è tutta opera. Però dobbiamo dire che in questa opera è venuto meno forse nella discussione San Gaspare del Bufalo. Mm-hmm. E questo è importante perché San Gaspare del Bufalo andava parlando proprio del crocifisso, che portava un grande crocifisso al petto e tramite lui la fondatrice ha ascoltato una sua predica e lui parlava dell'agnello, ma non voleva dire l'agnello materiale, l'agnello che è Cristo, praticamente è andata dal padre, questa è un inciso, è andata dal padre, ma qual era l'agnello che San Gaspare per esempio diceva? E lui ha spiegato che non è l'agnello che noi mangiamo, era l'agnello chiamato da Isaia, era l'agnello che si era offerta a noi per tutto il mondo. Ma veramente è bello perché questi santi che si incontrano, si sono incontrati e ha dato la sua vita. Di Cristo, tutte e due, sono poi diventate sante, no? E hanno fatto tanto bene tutte e due. Grazie per queste belle parole, veramente edificanti. Grazie perché non conoscevo assolutamente il vostro niente, istituto, per me anche una ricchezza. Grazie. E salutiamo i nostri cari amici che ci guardano adesso. E auguriamo una santa e buona giornata. Grazie a tutti e grazie a voi tutti. Pace bene.